Il Castello di Candelara ospita il terzo capitolo della rassegna Candelara Arte 2024 con la mostra bipersonale dei pittori Francesco Campese e Maurizio Rapiti dal titolo Alienatio. Entrambi gli artisti hanno studiato la storia dell'arte europea e dalla rielaborazione di questa hanno generato con coraggio le proprie composizioni che in alcuni casi ripropongono sulle loro tele alcune icone intoccabili del nostro patrimonio culturale, rielaborate creando nel visitatore prima un senso di familiarità e subito dopo un senso di estraneazione che in latino si definirebbe alienatio. Il mio percorso artistico nasce nello studio di mio padre, famoso copista specializzato nella realizzazione di falsi d'autore. Nel suo studio ho imparato a dipingere e nel suo studio ho iniziato ad approcciarmi all'arte realizzando le copie dei dipinti di pittori che hanno fatto la storia dell'arte. Quindi mi sono approcciato all'arte appunto realizzando queste copie, fino a che a un certo punto del mio percorso ho deciso di emanciparmi dalle copie e iniziare a fare opere di mia fantasia. Se non che sempre dal 2017 ho deciso di tornare a realizzare le copie dei miei dipinti, però, le copie dei dipinti famosi, però modificandoli, cioè inserendo elementi spesso contemporanei, comunque anacronistici rispetto all'opera originale, per dare un nuovo significato all'opera. Quindi, come in questo caso con l'opera della locandina della mostra, abbiamo la Susanna di Hayez che nella schiena porta dei tatuaggi. Ovviamente all'epoca in Italia era difficile trovare una ragazza con un tatuaggio del genere sulla schiena, quindi è un elemento anacronistico che porta l'opera a diventare contemporanea. O come su altre opere dove vediamo un soggetto, per dire, di Modigliani, dove cerco di giustificare la lunghezza del collo tramite questo collare tipico della tribù Kayan, che appunto porta ad abbassare le scapole e a creare questo effetto che sembra che è il collo più lungo. Il mio interesse è il disegno geometrico e questi sono lavori che nascono nel 2015 e sono delle interpretazioni di opere della storia dell'arte, ad esempio il San Girolamo o il lavoro di Piero della Francesca. L'intervento è quello di togliere tutto quello che per me è superfluo e diciamo, il risultato è questa architettura che diventa soggetto dell'opera. Mentre ultimamente, quest'anno, ho cominciato a sollevare queste strutture che diventano sospese. Entrambi dialogano con il concetto che è caro alla Capitale della Cultura 2024 di tenere insieme patrimonio, tecnica e sostenibilità alla natura della cultura, partendo da quello che è il nostro patrimonio artistico, paesaggistico nelle opere, artistico nell'insieme di capolavori che vengono reinterpretati, e nel caso di Rapiti, e anche della concezione metafisica degli spazi del lavoro Francesco Campese. È una doppia occasione per poter visitare Candelara, apprezzarne la bellezza architettonica, la bellezza dei richiami artistici di questi due pittori.